Ma a Milano, Mocio, dove possiamo mangiare dei tacos buoni? Oggi siamo da El Galattico e forse siamo di fronte al miglior messicano di Milano. Forse senza il forse. Allora, raga, siamo da El Galattico. Poche chiacchiere perché, prima di tutto, fame. Due, sono tornato da lei da poco, per cui la mia voglia di tacos si è ravvivata, proprio, anzi, è esplosa a Los Angeles. E trovare un posto che proponga della roba con quelle vibe lì a Milano è praticamente impossibile. Ma oggi dal Galattico vedrete che vi faccio divertire. Ora ci sediamo, abbiamo giardinato, ragazzi stanno già sfornando. Partiamo con dei nachos OG. Let's go. Allora, nachos OG, questo classico entree, classica insomma schimicatina iniziale, belle croccantine mi sembrano, con guacamole, sour cream al lime e mayo cipotle. Trittico importante, molto bello. La consistenza, raga, del nacho è la prima roba. Super crocchi, ma bello spesso anche, no? La figata qui è la commistione, il threesome tra le tre salse. Quindi il sapore dell'avocado, c'è quel lime dietro della sour cream e poi c'è un leggero, ma leggerino, piccantino di cipotle. Molto delicato. Questo è il classico che ne prendi uno, inizi a mangiarli, dici no ma ne mangio due, ci rodiamo dopo 10 secondi e questo è finito. Solo per iniziare a scaldare le papille gustative. Carino anche che c'è la tortillas bicolor. Allora, tropical vibes qua per questo Yucatan, sul quale spremiamo il nostro bel lime. Abbiamo un pollo marinato, ovviamente spezie marinatura segreta, io penso, del Galattico, come ognuno ama dire, che viene servito, vabbè, prima di tutto, piattino, doppio taco, proprio come si fa nei posti seri, con questa cipollina pickle sopra che già mi sta facendo volare, immancabile coriandolo, avocado, con della salsa mango vanero e ovviamente il nostro bel polletto. Ora io vado perché è carico veramente in una bella... Guardalo qua che bello. Tanto adoro la misura della tortiglia, quella proprio da taco. Perché questo fai così, guarda. Wow, tortiglia mega buona. Bello il pollo che è speziatino. C'è dello zenzero, si sente il piccantino della salsa. E a me fa totalmente impazzire su questi sapori. Che poi con l'avocado eccetera eccetera possono risultare anche un po' più dolcini. Che ci arriva la cipollina bella acetosa che contrasta di brutto su sta roba e diventa tutto un po' più interessante in bocca. Coriandolo, raga, immancabile. Mettetevi nella testa che il coriandolo vi deve piacere. Non rompete il cazzo, mangiate il coriandolo nei tacos, che è una minchia di bomba. Dicesi juicy. Cosa bella, secondo me, del mondo taco, soprattutto di questo mondo che piace a me, è che poi vai a partire, no, dal taco, ma sperimenti, provi e soprattutto fai delle unioni di stili, culture diverse, come il caso di questo Little Saigon, che ovviamente è un tributo a un banh mi. Infatti lo si riconosce sempre subito anche dai colori stupendi, cioè del manzo brasato ai 1000 chili, come mi è stato detto, cioè qualsiasi cosa praticamente dentro questo manzo, guarnito con della mayo alla sriracha, ovviamente sriracha sempre presente, con della carota, del cetriolino, sedano e del coriandolo immancabile e la cipollina pico qua. Ovviamente noi prendiamo il nostro bel lime e ce lo spremiamo sopra, voilà. E voilà. Allora, ne assaggio uno al naturale, ma poi altra chicchetta di un posto che serve tacos che si rispetti è che devi avere le salse, cioè raga, le salse sono fondamentali. Piccante nega e chili abanero, va bene, ci vogliamo fare, no dai, non del male, no, con l'abanero insomma lo conosciamo, ci piace, ma andiamo prima così.
qui è fighissimo il contrasto tra il manzo, che è appunto quasi proprio brasato, stufato, stracotto, no? Come stile, e la freschezza invece di tutto quello che c'è sopra, perché la carota, ma sia la cipolla piccola, il cetriolino, eccetera, vanno a richiamare tutti freschezza. In mezzo ci sta la mayo, che dà un po' di dolcezza, un filo di richiamo con la sriracha di piccantino, ma più di sapore di sriracha, che secondo me su sta combinazione di elementi si incastra alla perfezione. Abbiamo sempre il nostro corandolino, ragazzi, perché ci deve essere sempre quel tocco, di bellissima, un leggero gusto di cumino, ma si sente nella spezzatura del manzo, che è fighissimo. Un bel boccone da giro del mondo, fighissimo. Ma adesso voglio assaggiarlo con un po' di salsina. Voilà. Non la conosco personalmente, per cui mi raccomando, ragazzi, non fate gli eroi. Prima assaggiate. Se posso, con la puntina di piccante aggiuntivo, ancora più buono. Allora, stiamo per assaggiare delle smashed papas, che sono delle patate che vengono schiacciate, poi cotte al forno, con questa maionese al cipotle e del sommacco, questa spezietta un po' acidulina, dovrebbe ricordare un po' il limone. Io, da buon amante delle salse e da buon amante della California, ci butto sta tapatio, che è una delle salse più famose in Cali. La trovate in tutti diner e ovviamente in tutti i food truck dove andate a mangiare. Allora, questa è piccantina, ma in realtà ci si può andare un po' più di arroganza. Tre cose, tre. Cioè, una patata cotta da paura, perché dentro è bella come un mashed potato, ma fuori ha ancora la buccia che rimane un po', no? Non croccante, ma ha quella consistenza lì da morso, che è bella. E poi c'è la nostra mayo, ma questa me la tengo come aggiunta signature, raga, la tapatio, che ti dà acidità e ti dà un po' di quel piccante ancora in più, che sulla patata poi ci sta, perché tanto assorbe un po', lo senti un po' meno, e diventa proprio bella. Tips, non fate come me, non mangiatela intera, tagliatela, che è bollente! Buonissima. Me ne mangio un'altra. Guardala che bella. Vedi dentro che è bella cotta, schiacciata. Buona. Moccio, ma il vegetariano non lo assaggi, dai, fallo per me. Solo per te, bro, guarda. Sai che ci spingiamo nei lidi più remoti dell'umanità. No, non è vero, dai. Vi voglio bene, amici vegetariani. Penso anche a voi sempre, per cui mi sono preso questo pimiento California. Ci sta un po' anche il nome per richiamare quella vibes. È vegetariana che in Cali è tanto, tanto amata. Qui abbiamo del peperone arrosto con un trito di olive e basilico, feta e mandorle tritate tutto sopra. Sembra molto buono, devo ammetterlo. Sono un fan del peperone. Fighissimo il peperone oliva, da paura. Quel tocchettino di feta un po' acidulino mi piace molto. Mi piace molto anche la consistenza della mandorla, che gli dà un po' di morso, perché in realtà il peperone un po' di illusione, non dico di carne, ma di, non so, di spessore te lo dà. Però la mandorlina così tritata, che ti dà un po' di croccantezza, è molto interessante. Amici vegetariani, mi avete quasi convinto. Non del tutto, ma questo me lo mangio. Perché la loro Galaxy IPA è fatta, ragazzi, di LZO. Non lo sapevo. Bellissima mattina. Una IPA, ovviamente, selezione di birrette, ma anche di vini naturali. Infatti il mood è un po' quello, giustamente, di quelli parigini, come sottolineavano, del voler portare anche un po' a vendere la bottiglia, che non costi troppo, ovviamente, ma che fa un po' quell'atmosfera lì bella, moderna, di quelle che ci sono adesso, belle rilassate, easy, mentre ti mangi il tuo bel tacos de birria, che è una delle hit, ovviamente, del momento, della mia vita in generale. Quindi questi bei quesa taco con brisket, in questo caso, cotto, marinato in mille robe, spezie, dalle quali poi si ricava il fatidico consommé, nel quale vengono poi tuffati i nostri tacos. Qui c'è del formaggio, coriandolo e cipolla, belli tra l'altro, posso dire, molto belli. I tacos poi vengono ovviamente piastrati usando un po' di questo brodetto, il che li rende anche un po', vedi, un po' più scurettini, un po' più. Quindi tu prendi il tuo bel taco e, insomma, pucci così e poi cerchi di non sporcarti, ma non ce la farei mai. Che buono, mamma mia, raga,
Allora, ve li ho fatti vedere spesso i birra tacos. Tanta roba anche per il fatto che qui c'è del brisket. E infatti c'è una morbidezza, c'è un livello anche di grasso che si è mantenuto, no? Un masticare soave, oserei definirlo, in questo morso di birra che è stupendo. È manzoso, c'è il formaggio che dà anche un po' di consistenza, un po' chewy, gommosina, ma bella, formaggiosa, carina. E poi c'è il gusto, raga, rinchiuso in questo brodo primordiale del sapere meraviglioso che cambia totalmente la percezione del vostro taco. Cioè, quando lo pucciate, tenete conto che questo è proprio ciò che rimane dalla cottura della carne. Quindi la carne viene cotta in questo brodo, che poi viene fatto filtrare, ridurre, concentrare per elevare il sapore all'ennesima potenza. Raga, vi giuro, ogni... No, non dico la frase, sembra una cosa brutta. Ogni pucciata è una... No, dimmi delle cose. Ma è così, pucia e godi. Perché sono amico di voi vegetariani, mi sono preso anche la quesadilla, che tra l'altro vorrei far vedere quando parliamo. Bella. In questo caso con zucca al cipotle, blu di capra, un po' di scamorzina per fare questo effetto fila e fondi, arachidi tostate e ovviamente della sour cream e due cipollette sopra così. Boom, mi è esploso il blu in bocca, che io tra l'altro personalmente adoro. Qui figo, perché ovviamente c'è un menù, ma c'è anche una stagionalità. Zucca blu è anche qualcosa che in una giornata di pioggia come questa, ad esempio, ti fa un po' sentire quel calore di cui hai bisogno in inverno. In più è vegetariano, in più viene fatto con una tortiglia alla curcuma che fanno i ragazzi, proprio loro, che è molto buona. No strutto, in questo caso c'è dell'olio d'oliva, per voi, amici vegetariani. Cioè, vi vogliono proprio bene qua, eh? Amici vegetariani, venite, mangiate dal galà. Considerazioni finali. Finalmente a Milano un posto dove mangiare messicano. Non dico dove mangiare messicano a caso, dico dove mangiare messicano con il giusto sentimento, con le sensazioni che provereste assaggiando un messicano. Ora io vi dico, magari di scuola anche più americana, di scuola più moderna. Ovviamente è un progetto che si basa sulla conoscenza del prodotto e l'amore per questa roba, perché tu la devi proprio amare, questa cosa qui, e si percepisce nella ricerca della materia prima, nelle ricette e in come l'ambiente ti trasuda di passione per questa roba. Quindi poi il taco è, no? Il prodotto è il mezzo per passarti tutte queste informazioni, quindi c'è il gusto, ma c'è anche la conoscenza e c'è la passione per i tacos, per questo tipo di ristorazione. Tutto molto figo, bello, fatto di cuore, buono. Ripeto, poi io vado sempre oltre al cibo, perché penso sempre che il cibo da solo non è mai, no, la somma degli ingredienti, ma ci deve essere qualcosa in più, e qui ragazzi ce n'è veramente tanto. Venite dal Galattico, mangiatevi un po' di messicano, mangiate il coriandolo e non rompete il chiodo. Vediamo al prossimo video. Seguitemi su Instagram dove volete. Sono Mocha Caffè. Let's fucking go.